balena cieca è irresistibilmente attratta dal fuoco. Una bambina aveva un sogno, come tutti al mondo. Tutti abbiamo un sogno d'amore, un sogno qualunque. Se segui un sogno, vai ciecamente verso il tuo obiettivo, senza pensare alle conseguenze. Quasi sempre la realtà ti risveglia bruscamente e duramente, e i sogni lentamente vengono sostituiti con qualcosa di possibile. Non che sia troppo bruciante, ma che ti aiuti nel cammino della vita. Ma qualche volta, solo qualche rara volta, oltre il calore del fuoco troviamo quello che aspettavamo. Una bambina di pochi anni, con un sogno nemmeno tanto nitido. Per seguirlo è andata contro tutto e tutti, a cominciare dal primo affetto, quello del padre. Il padre voleva che seguisse la strada segnata sulle sue orme. Era un importante funzionario del partito e non amava la musica. Se poi aggiungiamo che la musica, il sogno della bambina, era musica straniera, quella che arrivava dall'ovest, dall'Italia, allora il sogno diventa davvero difficile, molto difficile, ma proibito. Irresistibilmente attrattivo, un'attrazione fatale verso il proibito, verso l'ignoto. Performer che ci ha accompagnato nell'introduzione di questa
di questo brano, si chiama Cheowin, e ringraziamo anche il maestro Leone che si trova al pianoforte. Ti dedichiamo un applauso che vada per tutta la serata. Questo, se se lo merita, ne facciamo un altro. Allora, questa sera faremo un viaggio attraverso il sogno di una ragazza, un viaggio vero, una storia vera, la storia di un carattere, di una bellezza, di una voce che arriva da lontano. Ed è Onmei la protagonista di questo viaggio. Ed è proprio grazie a Onmei, che arriva da 8200 chilometri di distanza e che ci aiuta a ricordare la nostra tradizione. Per chi decide di amare la lirica, c'è solo una strada: studiare, studiare, e quando è arrivato il momento di riposarsi, studiare ancora. Provare, riprovare, sudare, rompersi la testa su note a volte che non vogliono proprio saperne di uscire dalla gola. La vita di una cantante lirica, più o meno tutti i giorni, è così. In pratica quel mio, tu hai ragione che ha una sola M, però quando si fa nella lirica questo mio, la M si raddoppia, quindi dovresti enfatizzare un po' più la M, e da mio diventa mio, quindi la frase non sarà più il primo. Posso fare il troppo doppio, però bisogna accento. Cioè un accento, esatto. Quindi vabbè, non sarà più il primo sole mio, ma il primo sole è mio. Ok. Ci riproviamo? Sì, sì. Meglio, puoi fare ancora meglio, però un po' più di forza. Ok, che dici, la facciamo tutta da capo? Vabbè. Va bene, vediamo come viene. Ma prego assai il Signore
che la vien fuori d'ora importunare. Finito. Grazie. Brava. Qui non credono alle lacrime. È la frase chiave di un film cinese degli anni Ottanta. Parla di un pechinese che si trasferisce a New York, il sogno americano. Il sogno americano non è stato pensato per chi non ha la struttura per vivere lontano da casa. Gli stranieri, agli occhi dei cinesi, sono spietatamente chiusi, chiusi nelle loro abitudini, con un fare diverso, così diverso dall'Oriente. Chissà cosa sta pensando il padre della ragazza laggiù, nelle campagne dello Shaanxi. Certo, la figlia non si è dimenticata di lui e ogni tanto gli telefona. Sono delle telefonate che durano pochi secondi, giusto il tempo di dire ciao papà, e cadono 50 gettoni. Al tempo ci volevano 10.000 lire per comprarli. Una cascata di gettoni solo per sentirsi dire ciao. Sembrano passati 100 anni, invece era solo ieri. Oggi, dicevamo, è così facile comunicare con i propri genitori. Ma quel papà oggi non c'è più. Oh.
comunicare oggi è semplicissimo. I telefonini traducono per noi. Abbiamo mille modi meravigliosi per comunicare anche senza conoscere le lingue. Oggi ci sono 30 aerei che ogni giorno collegano Italia e Cina in maniera diretta. Eppure solo ieri, all'inizio degli anni 2000, un aeroporto poteva essere un incubo. Una ragazza cinese all'aeroporto di Fiumicino scende dall'aereo. Tutto è incomprensibile, l'incomunicabilità dell'esistenza attraverso i cartelli in italiano. È difficile anche solo trovare l'uscita. Sì, la ragazza era stata avvertita della difficoltà della lingua, ma la realtà è pesantissima. Le cose si fanno difficili per questa straniera in Italia. Finché si tratta di sorridere e dare qualche informazione va tutto bene, ma quando si parla di vera integrazione razziale, il discorso cambia. Donne di Corinto, ecco, sono uscita di casa perché non abbiate da ridire. So che vi sono molti uomini superbi in pubblico e in privato, e altri che per i loro modi riservati si sono procurati la cattiva fama di persone insensibili. Ma non c'è giustizia negli occhi di coloro che solo a vederlo odiano un uomo prima di conoscere il suo cuore e senza averne e ricevuto offesa. Certo, è necessario che uno straniero si adatti alla città che lo accoglie, ma non è prezza neppure il cittadino arrogante che per la sua ignoranza si rende odioso agli altri. La sciagura che mi ha colpito all'improvviso mi ha spezzato il cuore. È finito, ho perduto la gioia di vivere, voglio solo morire. Lui che era tutto per me si è rivelato il peggiore degli uomini. Tutte le creature che hanno anima e cervello, noi donne siamo le più infelici. Per prima cosa dobbiamo a peso d'oro comperarci un marito che diventa padrone del nostro corpo, e questo è il male peggiore. Ma c'è un rischio più grande, sarà buono o cattivo. Separarsi è un disonore per le donne e rifiutare lo sposo è impossibile. Se poi vieni a trovarti tra nuove usanze e abitudini diverse da quelle di casa tua, dovresti essere un'indovina per sapere come comportarti con il tuo compagno. Se ci riesci e le cose vanno bene e il marito sopporta la convivenza di buon grado, la vita è bella, se no meglio morire. Quanto si stanca di stare a casa, l'uomo può andarsene fuori e vincere la noia in compagnia di coetanei o di amici. Noi donne invece dobbiamo restare sempre con la stessa persona. Dicono che viviamo in casa, lontana dai pericoli, mentre loro vanno in guerra. Che follia! È 100 volte meglio imbracciare lo scudo piuttosto che partorire una volta sola. Ma questo vale per te e non per me. Tu vivi nella tua città, nella casa paterna. Hai una vita serena, l'affetto dei tuoi cari. Io sono sola, senza patria, e l'uomo che da terra straniera mi ha rapita come una preda. Ora mi oltraggia. Non ho una madre, un fratello dai parenti da cui trovare rifugio in questa mia sciagura. Da te vorrei una cosa sola, se mai trovassi un modo, un mezzo per fare pagare quell'uomo il male che mi ha fatto. A lui, alla fanciulla che ha sposato, e l'uomo che gliela data in sposa. Tu, non parlare, taci. Di solito una donna è piena di paura, non sa usare la forza, trema al vedere un lame. Ma quando si offesa nei suoi diritti di moglie, non vi è cuore che sia più sanguinario del suo.
Thank you.
Grazie alla banda della Polizia di Stato, il maestro Roberto Granata. Adesso Omei e il maestro ci regaleranno un altro brano. Omei, maestro, perché non torniamo a Surriere? Tiene un cuore.
Alberto Granata. Questa serata ha visto l'unione di due culture attraverso la storia di una ragazza divenuta donna e oggi grande cantante lirica, non potevano concludersi con un omaggio alle due nazioni che hanno fatto in modo che tutto questo potesse accadere, la Cina e l'Italia. Cominciamo grazie alla banda della Polizia di Stato, sempre diretta dal maestro Roberto Granata, ad ascoltare l'inno cinese. Prima di ascoltare l'inno italiano, ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa serata. Intanto Ong Mei Nie, grazie Ong Mei, prego, accomodati qui davanti, vogliamo vederti ancora un attimo. La performer che entra con lei, Si Ayun. Ma anche le autorità, l'assessore alla cultura Urbano Barberini, il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti, il regista di questa manifestazione Paolo Carrino, il responsabile della cultura dell'ambasciata cinese che questa sera è venuto a trovarci, grazie per essere qui con noi questa sera. Vicino adesso, ecco, insieme al sindaco. Un momento di gioia, siamo molto contenti di vedere questa piazza piena e vedervi sorridenti. E allora, anche da parte mia, da parte di Roberto Giacobbe, un grazie per essere venuti qui questa sera e diamo ancora una volta la bacchetta al maestro Granata per l'inno di Mameli. Grazie.
grazie.